Rieccoci con Ora TG, seconda edizione di oggi, bentrovati, apriamo il giornale con la cronaca, torniamo di fatto a ieri, a quel che accadde a Ispica, lo scoppio all'interno di una fabbrica di fuochi d'artificio dismessa, due ragazzini feriti, due coetanei, entrambi ricoverati a Catania, uno di questi è stato medicato in osservazione al policlinico, ma l'altro, il secondo purtroppo, versa in gravi condizioni. Condizione al Cannizzaro di Catania. Vediamo insieme. Esplosione a Ispica, restano critiche le condizioni del ragazzino di 14 anni gravemente ferito ieri pomeriggio nella deflagrazione avvenuta all'interno di questa vecchia fabbrica di fuochi pirotecnici nel Ragusano. Il giovane resta ricoverato in terapia intensiva nell'unità operativa di anestesia e rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania, nella quale è stato trasferito dopo gli accertamenti eseguiti al trauma center e dopo il complesso intervento chirurgico necessario al trattamento delle lesioni causate dallo scoppio. L'operazione, che ha coinvolto anche oculisti e ortopedici, oltre agli anestesisti, ha visto in particolare intervenire congiuntamente neurochirurghi e chirurghi plastici con riferimento ai danni riportati alle braccia, al volto e alla testa. Il minore resta in prognosi riservata, le sue condizioni restano serie, fanno sapere dall'azienda ospedaliera Etnea. Sostanzialmente l'intervento si è reso necessario per le gravi lesioni riportate durante lo scoppio, che soprattutto consistevano in lesioni al volto e alle braccia. Hanno lavorato assieme congiuntamente neurochirurghi e chirurghi plastici che hanno ricostruito una parte del volto del ragazzo che era, ripeto, gravemente lesionato. E in questo c'era anche una ferita aperta del cranio che è stata richiusa ed è stato fatto quello che tecnicamente si chiama una toilette chirurgica del focolaio lacero contusivo. L'intervento, per quello che possiamo dire a questo momento, è tecnicamente riuscito. Anche alle braccia le lesioni sono state riparate dai chirurghi plastici e quindi speriamo che il ragazzo, insomma, possa avere un favorevole esito, ecco. Dal policlinico, dove invece si trova l'amico che al momento dell'esplosione era con lui di 15 anni, la notizia di condizioni stabili: il ragazzo è in chirurgia pediatrica e comunque non in pericolo di vita. Un incubo quello avvenuto ieri, una storia che tristemente si è replicata anche se in passato, nel 99 e nel 2013, quando altri scoppi si verificarono tra le mura di questo stabilimento dismesso, non vi furono feriti. Il fortissimo boato di ieri avvertito anche nel centro di Ispica, poi le fiamme, la nuova esplosione nella fabbrica Moltisanti, nel capannone industriale ormai in disuso alla periferia cittadina in via dello stadio nel Ragusano e dove vi era materiale pirotecnico conservato nei depositi abbandonati. A dare l'allarme ai vigili del fuoco gli stessi adolescenti riusciti a mettersi in salvo dopo l'esplosione. I ragazzi stavano giocando, hanno trovato della polvere pirica e hanno appiccato il fuoco. Subito sul posto le ambulanze del 118 e l'elisoccorso, questo ha condotto al pronto soccorso il più grave dei due, il 14enne, che ha riportato un trauma da scoppio al braccio e in altre parti del corpo. Un gioco azzardato, un'imprudenza in un luogo dove anni fa l'esplosione fu così potente da rompere i vetri delle abitazioni vicine. Il Covid adesso sono 4.566 nuovi covidizzati in Sicilia, 23 le vittime, però questo nell'ultime 24 ore, però il dato settimanale appare essere confortante, pare infatti sia in diminuzione il numero dei nuovi contagi nel dato dei 7 giorni, secondo quanto comunicato dalla regione siciliana. L'ultima settimana ha fatto registrare un lieve incremento dei contagi in tema di Covid, mentre sono in calo le ospedalizzazioni. Nella settimana compresa tra il 28 marzo ed il 3 aprile si è dunque registrato un lieve decremento dei nuovi contagi, l'incidenza pari a 40.331, vale a dire il meno 8,49%. Il tasso di nuovi positivi più elevato si è registrato nelle province di Messina e Trapani, con le fasce maggiormente a rischio che sono state quelle comprese tra gli 11 e i 13 anni, nonché tra i 6 e i 10 anni, tra i 14 e i 18. Tre quarti dei pazienti ricoverati sono risultati non vaccinati o con un ciclo vaccinale non completato.
aumentato. I dati diffusi dalla regione siciliana riferiscono come al momento siano 850.231 i cittadini che non hanno ancora effettuato la somministrazione aggiuntiva. Complessivamente i vaccinati con dose aggiuntiva booster sono invece 2.677.722, pari al 75,90% degli aventi diritto. Dal 1 marzo inoltre sono state 1.467 le somministrazioni di quarta dose e 1.912 le somministrazioni di vaccino Novavax. Nella giornata odierna del 6 aprile registrati 4.566 nuovi casi, circa 1.200 meno di ieri. Netto calo dell'incidenza, oggi al 14,85%. La Sicilia fa registrare l'ottavo maggior numero di contagi in Italia. I ricoverati sono in totale 1.057, di cui 56 in terapia intensiva. Il report delle province pone in cima Palermo con 1.335 nuovi casi, Catania 791, Messina 931, Siracusa 451, Agrigento 458, Trapani 529, Ragusa 323. Questo per quel che riguarda il dato, diciamo, clinico dell'andamento epidemico. Adesso però ci sono notizie relativamente anche agli hub vaccinali che in questi mesi hanno appunto lavorato più non posso per le vaccinazioni. Ebbene, da fine mese o comunque da qui a qualche settimana chiuderanno quelli di Catania e provincia, ma il sistema verrà rimodulato, vediamo come, nel servizio che segue. Programmata la chiusura degli hub vaccinali della provincia etnea istituiti per contrastare il diffondersi della pandemia da coronavirus, la decisione è maturata a seguito del ridotto numero di inoculazioni. Ieri a Decideale solo 74 sieri sono stati somministrati a fronte di un impegno di personale medico e amministrativo i cui costi superano abbondantemente i benefici. La chiusura definitiva dei 5 hub di Catania, Sant'Agata dei Battiati, Mister Bianco, Caltagirone, Blonde e la stessa Decideale subito dopo le festività pasquali, probabilmente il 19. Le competenze passeranno ai rispettivi distretti sanitari. Il commissario per l'emergenza Covid dell'ASP di Catania, Pino Liberti, in accordo con l'assessorato regionale alla salute, ha diramato la circolare che stabilisce i termini tecnici per il passaggio delle competenze ai PTA, presidi territoriali di assistenza. Lo smantellamento dei grandi centri vaccinali porrà fine alle spese milionarie ormai non più giustificabili, ha sottolineato il commissario Liberti, che stamani ha presidiato una riunione organizzativa per calendarizzare gli interventi di chiusura degli hub. Abbiamo pensato anche su indicazione dell'assessorato della salute che gli hub, così come erano stati immaginati per fare una vaccinazione di massa, adesso hanno esaurito il loro compito e quindi le vaccinazioni possono essere riportate nelle sedi istituzionali delle vaccinazioni, quindi all'interno dell'ASP. Quindi ho chiamato tutti i sindaci dei comuni dove insistono gli hub vaccinali, abbiamo concordato con loro una piccola cerimonia di chiusura con un ringraziamento per gli operatori che in questi mesi si sono davvero spesi tanto per vaccinare circa il 90% della popolazione dell'area metropolitana. Durante la prossima settimana questo faremo e poi a partire dal giorno immediatamente dopo Pasqua riporteremo le vaccinazioni nelle loro sedi di competenza, quindi nei distretti sanitari dell'ASP. La cessazione degli hub non significa che il virus è stato sconfitto, non è un liberi tutti. Il prossimo autunno la situazione emergenziale potrebbe precipitare ancora e, come per le precedenti esperienze, potremmo ripiombare in una nuova ondata dell'epidemia. Mi allineo a quegli esperti che hanno la palla di vetro. Questo virus ha dimostrato più volte che ogni previsione poi risulta essere sconvolta dalla capacità di questo virus di mutare e di diventare estremamente più contagioso. L'ultima variante, che poi è una sottovariante di Omicron, nel senso che sono due Omicron che si sono unite insieme per risultare ancora più contagiose. Tutto questo dimostra che il virus ha grandi capacità e grandi risorse. Ovviamente il virus tende a sopravvivere, quindi uccide meno, ma i positivi ci sono, ci saranno e probabilmente anche in Italia, come sta avvenendo in altre nazioni dell'est asiatico, per esempio, è prevedibile che ci sia una quinta ondata e noi dobbiamo farci trovare pronti.
Durante la pandemia, la fase critica iniziale, furono molte le aziende anche costrette alla chiusura, poi le riaperture, ma con evidenti sofferenze, l'accesso al prestito in alcuni casi garantito dallo Stato. Adesso però il problema del rientro, anche per via dei nuovi, degli alti costi energetici e della crisi in Ucraina, che sta veramente ancora tenendo sotto scacco il mondo dell'impresa e dell'economia. La lievitazione dei prezzi ormai è sotto gli occhi di tutti. La pandemia, la crisi internazionale hanno determinato un incremento infatti esponenziale e spropositato dei costi energetici, del gas, del carburante, ma anche del sistema di confezionamento e di smistamento delle merci. Aumenti che in definitiva vanno a colpire l'economia familiare, con le aziende costrette a fare nuovamente i conti. Questa mattina Confcommercio Sicilia, nel tentativo di lenire i disagi lamentati dalle aziende appunto, ha lanciato una serie di proposte, e cioè una nuova moratoria delle scadenze, il congruo allungamento della durata dei mutui, quindi una seria lotta alle varie forme di abusivismo commerciale e di concorrenza sleale. E partiamo dal principio che nel periodo della pandemia sono stati concessi numerosi prestiti, anche con la garanzia dello Stato. Allora noi diciamo, noi abbiamo come azienda la ferma volontà di pagarli i debiti, però ci dovete dare il tempo. Pensare di rientrare in un momento come questo, in 60 mesi, è pazzia. Questo determinerà insolvenze, determinerà danni per le banche, determinerà danni per lo Stato che in parte attraverso il medio credito centrale è garante di questi prestiti. La nostra proposta, semplice, invece di rientrare in 60 mesi che sono 5 anni, rientriamo in 360 mesi che sono 30 anni a un tasso del 4%, che è un tasso tollerabile per tutti, e voi vedrete che un mutuo su 100.000 euro da 1.800 euro al mese scende a poco più di 400, un mutuo da 25.000 euro da 450 euro al mese scende a 111 euro al mese. Cosa significa questo? Che tutti pagheranno, che le banche non avranno insolvenze, non ci saranno fallimenti, lo Stato non dovrà pagare debiti di aziende fallite, ma che soprattutto l'economia non avrà un trauma. Seconda cosa, chiediamo un'ulteriore moratoria di un anno su tutto. Non possiamo pensare che i protesti vengano eseguiti, non possiamo pensare che tutto quello che sta creandosi in giro di mancanza di DURC, di imposte arretrate, vengano pagate in questo periodo. È impossibile. Si diceva abusivismo commerciale e concorrenza sleale. E ci ritroviamo anche una concorrenza sleale che nel territorio ormai è molto radicata. Non parlo solo dell'ambulante, delle cose, ma anche delle grosse catene che iniziano a fare già sconti, ne potrebbero fare solo uno l'anno, due l'anno, già da subito con delle card, delle fidelizzazioni, e naturalmente con il piccolo purtroppo non riesce a sopportare questi costi e questi sconti, che si ritrova naturalmente con una concorrenza sleale. Dunque chiediamo un controllo del territorio per questi abusivi, un controllo del territorio per tutto quello che è, tra virgolette, illegale. Cronaca sindacale, vertenza Pfizer Catania, 130 esuberi, i sindacati provano a mediare, oggi ennesimo incontro di fronte alla Confindustria di Catania, i picchetti sopra il tentativo di una nuova mediazione. Salvare 130 lavoratori. Nuovo incontro questa mattina nella sede di Confindustria Catania tra sindacati e Pfizer, l'ennesimo dopo l'annuncio della multinazionale del farmaco con sede principale negli Stati Uniti di una serie di esuberi nello stabilimento catanese. 130 in tutto, con possibilità, non per tutti pare capire, di trasferimento ad Ascoli Piceno. La procedura avrebbe dovuto chiudersi il 7 aprile, dunque domani. Ma le parti hanno deciso di chiedere una proroga per tentare nuovi accordi. La strada è quella degli incentivi all'esodo, del prepensionamento, della ricollocazione ad Ascoli Piceno e altre opportunità attraverso l'alleggerimento del carico di personale attualmente in forza nello stabilimento catanese, circa 700 persone, così come immaginato peraltro sin dall'inizio da Fictem, CGL, Femca, CISL, Wiltec, UGL Chimici, che oggi hanno preso parte alla tavola in Confindustria. Si tratta di un esame non semplice, immediato, senza dimenticare il sacrificio delle 80 unità interinali che non sono state rinnovate
pensionate dopo anni di servizio. Per noi il tavolo al MISE è fondamentale ed importante, non l'abbiamo abbandonata questa idea, anzi stiamo cercando di pressare, però è altrettanto vero che tecnicamente dovevamo in qualche modo entrare nella procedura, perché come sapete la legge parla chiaro, sono dei giorni stabiliti. Quindi adesso siamo in fase amministrativa, siamo entrati un po' nel merito della procedura. Abbiamo chiesto all'azienda, appunto, noi vogliamo che almeno il nostro auspicio, e credo anche quello dell'azienda, sia quello di salvare i giovani, perché con i giovani all'interno del sito ci sarà un futuro, ovviamente. Quindi salvare i giovani e come si può fare? Dando un incentivo abbastanza appetibile a chi è in pensione subito, l'azienda offrirà, e qui siamo d'accordo, 27.000 euro netti a chi va domani mattina in pensione. Non so esattamente se ci sono dei numeri, 1, 2, 3, non lo sappiamo, ma chiaramente fare un pacchetto da 0 a 5 anni, abbiamo posto l'azienda, che l'azienda paghi i contributi, quindi accompagnare quel lavoratore che perde, diciamo, il minimo indispensabile, la benzina. E quindi questo secondo noi è fondamentale, perché da questo ovviamente sarà coinvolta tutti e 700 lavoratori, non soltanto chi oggi è in procedura di mobilità. Così facendo noi possiamo liberare, fra virgolette, dei posti e ricollocare il personale che in questo momento ne supera. La data del 26 aprile, peraltro, giorno in cui le decisioni dovranno essere assunte, potrebbe non essere quella definitiva. Voi sapete che l'azienda aveva proposto anche dei trasferimenti ad Ascoli. Ad oggi abbiamo saputo che sono arrivati a 12 lavoratori che hanno aderito al trasferimento. Noi abbiamo detto che dobbiamo rivedere quel pacchetto, perché anche lì li mando un po' il pacchetto, possiamo trovare altre persone che possono andare ad Ascoli, e gli abbiamo ribadito sin da primo momento che qualora si migliora quel pacchetto che l'azienda ha proposto allora, se lo miglioriamo chiaramente questi 12 lavoratori che già hanno aderito, se c'è un miglioramento verrà riconosciuto anche a questi lavoratori. Adesso non lo so quale sarà poi l'esito, ma ritengo, perché io ho sentito alcuni giovani e mi hanno detto, se aumentano un po' il pacchetto, dice, molto probabilmente io mi trasferisco ad Ascoli. Ancora cronaca sindacale, poliziotti allo stremo, il contratto di lavoro siglato pochi mesi fa, già scaduto da tempo, non è entrato di fatto in vigore, almeno dal punto di vista salariale, gli straordinari non vengono pagati, oggi sit-in dinanzi alle diverse questure italiane anche a Catania. Il contratto già scaduto da tempo, firmato per il triennio 2019-2021 a dicembre, è ancora non applicato. Straordinari in esubero non pagati da 15 mesi. Indennità polizia stradale, ferroviaria, postale non pagate da 15 mesi. Le missioni nazionali ed internazionali non liquidate per 12 mesi, poi i buoni pasto da 8 mesi, di fatto latitanti. I poliziotti del SIAP sono scesi questa mattina in strada e in sit-in per dire solamente siamo stanchi. Basta con le parole, cambiano i governi, affermano, ma le promesse rimangono solo promesse. Anche perché i poliziotti sono sempre in numero minore per via del mancato turnover occupazionale con nuove assunzioni non sufficienti a coprire il fabbisogno di organico. Contesto che globalmente aumenta il monte ore per ogni singolo poliziotto. In questo momento abbiamo il ritardo dell'applicazione del contratto 2019-2021, che comunque sono soldi che mancano agli operatori di polizia nelle tasche. Abbiamo una cronaca, ritardo nei pagamenti degli straordinari, che sono quelli che poi tecnicamente permettono all'operatore su strada di dare prestazioni lavorative, specialmente in un momento come questo, dove ci vuole sempre più, si chiede più personale di polizia a fronte di una progressiva riduzione del personale. Poi abbiamo le specificità, polizia stradale, polizia ferroviaria, che si sostengono sostanzialmente con quelle che sono le risorse aggiuntive che vengono date dai vari enti a cui noi prestiamo il servizio, e tutti questi ritardi accumulati tutti quanti insieme cominciano a pesare nelle tasche dei poliziotti, negli stipendi dei poliziotti, che comunque hanno bisogno di queste risorse per sostenere le proprie famiglie. I poliziotti, molti monoreddito, pagano dunque la crisi economica, l'aumento sconsiderato delle bollette energetiche, e adesso bisogna fare fronte anche alle nuove emergenze. A questo si aggiungono anche i buoni pasto, perché una cosa che magari non parliamo mai di questo, però anche molti buoni pasto vengono ritardati per 8 mesi, 7 mesi, e quindi lei calcoli che ogni buono pasto corrisponde
diventa una spesa che fa il poliziotto per sostenersi quando va a fare il servizio. Cioè tutto questo complesso di cose è rimasto nel dimenticatoio. Quindi in questo momento noi stiamo facendo delle azioni di sensibilizzazione, anche coinvolgendo l'opinione pubblica e i colleghi, per cercare di fare sbrogliare questa matassa al governo e prendere, diciamo, una posizione, una decisione su quello che potrebbe essere il futuro dei nostri stipendi sostanzialmente. Ecco. Il sit-in di sensibilizzazione anche dei cittadini si è tenuto oggi in tutta Italia dinanzi alle questure del nostro paese. I poliziotti chiedono sostanzialmente quanto pattuito, ma anche un aiuto da parte dello Stato, atteso che proprio i poliziotti svolgono servizi essenziali per il cittadino, non derogabili all'interno delle altre competenze statali, se non all'interno dello stesso bacino delle forze dell'ordine. Una professione indispensabile, primaria, front office del cittadino, ma con le ragnatele in tasca. Catania, rimaniamo a Catania, tifosi rossazzurri ancora col fiato sospeso, l'imprenditore romano Benedetto Mancini assicura che firmerà il rogito per l'acquisto di fatto del ramo sportivo del Calcio Catania fornendo un assegno in garanzia al notaio. Si infittisce il mistero sull'acquisizione del ramo d'azienda del Catania Calcio, al culmine di quella che sembra essere una stucchevole pantomima. L'imprenditore capitolino Benedetto Mancini era atteso ieri l'altro nello studio notarile indicato per la firma sul rogito notarile che sancisse l'acquisizione del club rossazzurro. La sua mancata presenza però aveva lasciato presagire il definitivo de profundis sulla questione, considerato il termine perentorio indicato da tribunale e curatori fallimentari. Ma ieri pomeriggio ecco l'ennesimo colpo di scena che non riesce però a diradare le fitte nubi sulla tortuosa vicenda. Mancini infatti è sbarcato ieri pomeriggio all'aeroporto di Fontanarossa, raggiungendo subito dopo lo studio notarile di riposto, dove avrebbe consegnato un assegno del valore di 200.000 euro a garanzia dei bonifici per una somma di 375.000 euro, utile a colmare la richiesta iniziale di 500.000 euro. L'assegno presentato ieri è stato trattenuto dai curatori come deposito fiduciario. La curatela adesso potrebbe chiedere al tribunale una sorta di deposito a garanzia del buon esito della trattativa. Trasmessi gli atti, si dovrà quindi attendere ancora qualche giorno per capire se si arriverà realmente alla firma del rogito. Inoltre, ammesso che la vicenda approdi a felice conclusione, lo stesso Mancini dovrà dare seguito a breve alle altre indispensabili incombenze in relazione all'iscrizione al prossimo campionato dell'FC Catania 1946, viste anche le stringenti norme imposte recentemente dagli organi calcistici federali. Per garantire il futuro servirebbero almeno altri 3 milioni utili a saldare il debito sportivo e organizzare la stagione Ventura. Intanto, per ciò che riguarda il campo, la squadra allenata da Francesco Baldini continua ad alimentare il sogno playoff. Domenica prossima al Massimino è in programma la sfida contro il Latina, che precederà di 3 giorni il recupero interno contro il Taranto, poi il finale di regular season con i 2 derby isolani contro Palermo e Messina. E allora si sblocca la vicenda dei profughi sulla nave CI che stazionava nel Mediterraneo già da giorni, è stato assegnato il porto di Augusta, dopo gli screening sanitari e i test Covid potranno così sbarcare i naufraghi a bordo della nave umanitaria battente bandiera tedesca, alcuni sono in mare da più di una settimana in balia delle onde, tra loro anche 22 bambini, rimane però ancora bloccata almeno al momento la vicenda di un'altra nave, questa invece di Medici Senza Frontiere, 113 in tutto, la Geo Barents, che si trova al largo delle coste siciliane tra Catania e Siracusa e che al momento non ha ancora ricevuto un posto sicuro dove sbarcare, scrivono, e ricevere assistenza. Parte il progetto Io Mi Curo, in sinergia tra l'Istituto Alberghiero di Catania e gli specialisti dell'ospedale Cannizzaro, studenti a confronto con pazienti operati al seno per scoprire i segreti della sana alimentazione.
Io mi prendo cura, alimentazione nella prevenzione delle malattie tumorali è il progetto nato dalla sinergia tra l'Istituto Professionale Statale per i servizi enogastronomici e l'ospitalità alberghiera Carol Wojtyla di Catania e l'associazione Andos, che si occupa di donne operate al seno che saranno coinvolte in un percorso proprio qui nei laboratori dell'edificio di Via della Sal. 6 incontri in programma durante i quali sarà affrontato il tema della salute e della prevenzione attraverso la conoscenza e l'informazione consapevole dei benefici di una corretta alimentazione per migliorare la salute delle donne colpite da patologie oncologiche, favorendo i percorsi di crescita degli studenti. Il dirigente scolastico Daniela Di Piazza. E soprattutto in un'epoca in cui il tumore purtroppo sembra essere una forma epidemica e non più un male marginale e comunque gravissimo, come sappiamo. Dunque noi riteniamo che i nostri studenti debbano essere preparati da questo punto di vista e quindi informati e formati sul campo. Sana alimentazione e corretto stile di vita alla base di una prevenzione efficace. È un progetto che avevamo già pensato prima del Covid, di poter realizzare insieme a questo istituto la possibilità di cucinare in maniera sana sia per le donne che hanno avuto un tumore della mammella, perché come sapete il comitato Andos si occupa di donne operate al seno, ma anche fare il punto sull'alimentazione come prevenzione primaria. Gli studi ci dicono che se mangiamo bene, mangiamo sano, manteniamo un peso corporeo adeguato, facciamo attività fisica, c'è la possibilità di non ammalarsi di tumore che arriva fino al 30%. Con Francesca Catalano, Giuseppa Scandurra, direttore dell'unità operativa di oncologia dell'azienda ospedaliera del Cannizzaro di Catania. Sono degli incontri dedicati tutti al benessere, perché nutrizione non significa esclusivamente quello che si mangia in quel momento, ma tutto quello che poi, grazie ad una corretta nutrizione, c'è di risvolto in termini positivi. Ci saranno degli incontri che coinvolgeranno le pazienti, che avranno la possibilità di apprendere un modo sano, ma allo stesso tempo, come ci ha detto anche la dottoressa Catalano, gustoso e particolare di vivere questo aspetto della vita che è così importante. Responsabile del progetto, l'insegnante Patrizia Seminerio. È un progetto di collaborazione che nasce come principio di portare avanti appunto l'educazione alla salute, intesa anche come prevenzione e come benessere psicofisico, e vede coinvolti i portatori di interesse dell'associazione Andos e gli studenti dell'istituto alberghiero per promuovere stili corretti di alimentazione che possano sviluppare anche negli studenti quel senso di responsabilità verso una coscienza alimentare che significa anche qualità della vita. A Castiglione di Sicilia il vino protagonista della 13ª edizione delle Contrade dell'Etna, 3 giorni dedicata alla produzione vitivinicola etnea. Un successo la 13ª edizione delle Contrade dell'Etna, la 3 giorni riservata alla produzione vitivinicola etnea, un settore che negli ultimi 10 anni ha saputo ritagliarsi un proprio spazio di gradimento tra i consumatori e gli esperti, anche grazie ai riconoscimenti ottenuti nelle rassegne dedicate su tutto il Vinitale di Verona, una delle finestre internazionali in cui il rosso dell'Etna ha raggiunto posizioni di prestigio, scalzando nella classifica produttore di fama. Nella cornice del Golf Club Il Picciolo di Castiglione di Sicilia, 90 cantine, quanto di meglio esiste in quella fascia di montagna coltivata a vitigni, è andato in scena il festival delle degustazioni dei vini autoctoni, nettare per intenditori, rivenditori e semplici appassionati che da tutta la Sicilia oltre stretto hanno raggiunto il resort per 3 giorni trasformato in dimora prediletta del dio Bacco, degustando i vini di una terra generosa, lavorati con sapienza e dedizione da viticoltori collaborati da enologi che ne seguono tutti i processi, riscuotendo il gradimento dei palati più esigenti raffinati. Il vino è arte fluida, capace di far esplodere sensazioni sopite e di esaltare la tavola e con essa la convivialità. Poi c'è l'aspetto legato all'economia di questi luoghi, con il vino protagonista di quel rilancio occupazionale che insieme alla produzione di olio di oliva macina posizione e muove quel sistema produttivo per anni rimasto ai margini, oggi sempre più protagonista, assicurandosi fette di mercato di nicchia dove la qualità gioca un ruolo sostanziale. Il rosso, in primis energia pura dell'Etna, ma anche il bianco e gli spumanti, piacevoli scoperte come il caricante
Piante, il Rosato, Salvo Rizzuto, enologo, tra i protagonisti dei successi ottenuti da una cantina dell'Etna che si è assicurata la medaglia d'oro alla competizione di Bruxelles. E notizia di queste ore, vini etnei ancora protagonisti al Five Star Wine, sempre in terra scaligera, che si traduce nella pubblicazione di una guida, la Bibbia dei Bayer mondiale. L'Etna c'è ed è entrata di buon diritto nell'Olimpo delle eccellenze vitivinicole. Sì, l'Etna emerge da tempo, in primis per i rossi, insomma, ha fatto un po' la strada propagandando, diciamo, i propri prodotti con i rossi negli ultimi 10 anni. Però ultimamente si sta verificando una particolare attenzione in merito ai bianchi. Si è riscoperto la varietà principale, diciamo, che spesso era un po' abbandonata, ora è stata ripresa come il Caricante, e si sta verificando che effettivamente sono dei vini di grande struttura, di grande impatto, con un'acidità molto marcata, e tra l'altro si sta emergendo questo territorio anche per i bianchi, ma nulla togliere anche ad altre tipologie di prodotti che si stanno avvicinando un po' con la produzione dello spumante, o come il rosato, che appunto il Nerello ha questa capacità, questa possibilità di sfaccettature così polivalente, così versatile, e grazie alla sua acidità si possono ottenere anche dei buoni prodotti come lo spumante, oppure come accennavo il rosato, che ultimamente una cantina dell'Etna ha vinto la medaglia d'oro al concorso mondiale di Bruxelles appunto con un rosato. Pulizie di primavera al Teatro Antico di Taormina per riportare al massimo splendore le quinte, tra le più iconiche della Sicilia. Sono in corso infatti lavori di manutenzione straordinaria, di fatto si tratta di scerbatura per eliminare le piante infestanti dallo spettacolare sfondo. Lavori programmati dal Parco Archeologico Naxos Taormina per consegnare al pubblico il monumento nella sua forma migliore. Vedete all'opera una squadra di rocciatori che lavoreranno per tutta la settimana senza ponteggio, ovviamente per ripulire il frontale. Nuovamente in studio dopo la pausa pubblicitaria, nulla da segnalare dalla redazione, dunque termina la seconda edizione di Ora TG, ma prima dei saluti finali, come consuetudine, un'occhiata al meteo per la giornata di domani in Sicilia. Il meteo è presentato da Creval, gruppo Credi Agricole Italia. Le previsioni del tempo nell'isola del 7 aprile, cielo prevalentemente soleggiato con nubi a sprazzi nel corso della mattinata e poi della sera. I venti saranno in alcuni casi moderati da nord, i mari poco mossi con moto ondoso in aumento. Le temperature nell'isola stazionarie rispetto alla giornata odierna, sia le massime che le minime, farà più caldo lungo la costa orientale della regione. Il meteo è stato presentato da Creval, gruppo Credi Agricole Italia. Con le previsioni meteo dunque ci salutiamo, prossimo appuntamento con l'informazione su Rai TV domani alle ore 14. Grazie per essere stati con noi e dunque appuntamento a domani.